signor Enzo Molina. Ecco, noi sappiamo che il problema dei tumori è diffuso dappertutto, quindi noi chiediamo al signor Molina che intenzioni ha la LILT su Berceto, come intende operare per prevenire anche qui, far prevenire anche qui alla gente l'insorgere dei tumori. Allora, il problema è, noi vogliamo diffondere questo concetto che è stato detto della prevenzione. Il concetto della prevenzione ha due aspetti, uno che riguarda il sistema sanitario nazionale, il quale organizza tutta una serie di screening, per esempio screening per il tumore al seno, lo screening per quanto riguarda il tumore all'utero e la ricerca del sangue occulto per quanto riguarda le neoplasie del colon retto. Questa è la base, questi studi sono alla base per poter cercare di limitare la mortalità di questa neoplasia. Però c'è anche una seconda forma di prevenzione, che è quella che possiamo usare noi alla LILT, in collaborazione naturalmente in aggiunta a quella dell'attività del Sistema Sanitario Nazionale, che è quella di organizzare questi incontri nei quali appunto spiegare quali sono le basi sulle quali si può cercare di evitare di arrivare alla patologia. E oggi, per esempio, durante questa presentazione vedremo come il fumo di sigaretta e l'alimentazione potrebbero ridurre di un quinto il numero di tumori che annualmente si sviluppano in Italia, che sono 1000 al giorno. Quindi se noi potessimo scendere invece di 370.000 tumori, averne 90.000 di meno, che sono appunto il 20-25% in meno, secondo noi avremmo ottenuto qualche cosa, perché purtroppo una volta entrati nel circuito della neoplasia può essere molto difficile saltarci fuori. Ci dovremo anche quindi cercare di evitare di contrarre questa, e vedremo come l'alimentazione è elemento fondamentale ed il fumo. Grazie. Signor Molina, una domanda scontata, ma gliela faccio ugualmente. Secondo lei, qui in Italia, il sistema di cura delle neoplasie è efficace o dovrebbe modernizzarsi, tra virgolette, come negli Stati Uniti, che c'è già il discorso genetico, c'è la terapia genetica? Non dobbiamo esaltare troppo gli Stati Uniti. Anche in Italia stiamo facendo degli studi di genetica e si fanno anche a Parma. Anzi, qui trattiamo in particolare proprio la LILT insieme con la Breast Unit, che è appena stata istituita. Stiamo lavorando su questo settore, cioè di queste donne che hanno questa impronta genetica che potrebbe favorire, al momento della menopausa, potrebbe favorire l'insorgenza di un tumore alla mammella o all'utero. Il problema è che in Italia esiste purtroppo una forte differenza tra il nord e il sud. Il nord è molto organizzato, siamo assolutamente a dei livelli assolutamente più che accettabili, anche perché la terapia non è che sia così semplice. Ripeto, la prevenzione viene oggi considerata ancora la cosa migliore, perché è molto difficile entrare nel sistema complesso della patologia. Quell'errore nel momento della riproduzione, della replicazione, scusi, di una cellula, nel momento in cui questa cellula potrebbe non mantenere il carattere genetico originale sano, questo è un evento che avviene in continuazione in ciascuno di noi tutti i giorni almeno una volta. Il problema è che il sistema immunitario, che è il garante della trasmissione corretta dell'informazione alla nuova cellula, riesce a tamponarlo. Nel momento però che noi, con un'alimentazione sbagliata, con il fumo, con la terra dei fuochi, con tutte queste cose, con lo stress, che è un altro degli elementi fondamentali, noi mettiamo in crisi questo sistema che ci dovrebbe difendere e quindi potremmo avere dei problemi. Quindi il problema non è tanto di trovare un farmaco o di trovare una traccia genetica, il problema è di in qualche modo tamponare
purtroppo questa convivenza che sta diventando sempre più difficile con quel mondo nel quale siamo assolutamente immersi e dal quale non possiamo distaccarcene con facilità.